un momento di raccoglimento in preparazione al servizio di Dio. Siamoci in piedi per invocare la presenza del Signore in mezzo a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen. Dice il Signore, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Amen. Benvenuti a questo servizio divino della quindicesima domenica del tempo ordinario. Bentornato a chi già era stato, benvenuto a chi viene per la prima volta. Cantiamo tutti insieme dai foglietti Forte Rocca. Forte Rocca è il nostro Dio, nostra speme lui si fonda, ne sostiene benigno e pio nell'angoscia più profonda. Il Cristo tentator a noi fa guerra ognor, astuzia e frode son l'armi sue tremende, ma da lor Dio ne difende. È perduto il mantine nostra guida, che sia domandi tu, egli è Cristo Gesù, nostro Signore, dai lui vigor ne viene, la vittoria in mare tiene. Se migliaia di demoni ne volessero inghiottire, le malefiche legioni non vedranci impallidire. Con tutti i loro terror si mostri pure il cuor, no, non ci trema a un detto Signore, e rispondimi, perché io sono povero e bisognoso.
Proteggi l'anima mia, perché ti amo. Dio mio, salva il tuo servo che confida in te. Abbi pietà di me, Signore, perché io grido a te tutto il giorno. Rallegra l'anima del tuo servo, perché a te, Signore, io elevo l'anima mia. Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso quanti ti invocano. Porgi orecchio, Signore, alla mia preghiera, e sii attento alla voce delle mie suppliche. Io ti invoco nel giorno della mia angustia, perché tu mi risponderai. Non c'è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, e non ci sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che hai fatte verranno a prostrarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome. Poiché tu sei grande e operi meraviglie, tu solo sei Dio. O Signore, insegnami la tua via, io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Io ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore, e glorificherò il tuo nome in eterno. Perché grande è la tua bontà verso di me. Tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti. O Dio, gente superba è insorta contro di me, e una banda di violenti cerca l'anima mia, e non pongono te davanti agli occhi loro. Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in bontà e in verità. Volgiti a me e abbi pietà di me. Dà la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua serva. Mostrami un segno del tuo favore, così quelli che mi odiano si vergogneranno vedendo che tu, Signore, mi soccorri e mi consoli. Amen. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per questo giorno e quest'ora. Un giorno e un'ora che hanno per la nostra vita un valore particolare. Sono un tempo di pace, di ascolto e di lode. Un tempo in cui, per mezzo del tuo Santo Spirito, impariamo a vivere in comunione con Gesù Cristo, nostro Signore. Ti lodiamo perché ci ami e ci accogli come tuoi figli e figlie. Lodiamo per Gesù Cristo che ci ha fatto conoscere la realtà del tuo regno. Lodiamo per lo Spirito Santo che ci riunisce con tutte le nostre differenze e fa di noi un solo popolo. Lodiamo per questo giorno che ci prepara la gioia del tuo regno e cantiamo la tua gloria. Amen. Amen. Cantiamo ora perché tu sei con me. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore, mi conduci dietro te sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù, dove è più limpida l'acqua per me, dove mi fai riposare. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore, anche fra le tenebre, un abisso oscuro, io non temo alcun male perché tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore, siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice colmo per me di quella linfa di felicità che per amore hai versato. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà.
solo tu sei il mio pastore, o Signore, sempre mi accompagnano lungo estati e inverni, la tua grazia, la tua fedeltà, nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E ama il tuo prossimo come te stesso. Fratelli e sorelle, di fronte a questo che è il sommario della legge che Gesù stesso ci dice nel Vangelo di Marco, analizziamo la nostra coscienza, le nostre disobbedienze, le nostre trasgressioni e confessiamole al Signore. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Amen. Amen. Cantiamo purifica mio Signore. L'ultima strofa si canta tutti insieme. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Pietà di me, o Dio del tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Così sei giusto nel parlare e limpido nel tuo giudicare. Ecco, malvagio sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Fammi udire gioia ed allegrezza, esulteranno le ossa umiliate. Dai miei errori nascondi il tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Ecco, ti piace verità nell'infinito, e nel profondo mi insegni sapienza. Se mi purifichi con il sopo sono limpido, se mi lavi sono più bianco della neve. Purificami, o Signore, sarò più bianco.
agite. Se ti offro un olocausto non lo vuoi, la mia vittima è il mio spirito affranto. Non disprezzi un cuore affranto o fiaccato. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Ritorni in me la tua gioia di salvezza, sorreggi in me uno spirito risoluto. Insegnerò ai peccatori le tue vie, e gli erranti ritorneranno a te. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Liberami dal sangue, oh Dio, mia salvezza, e la mia lingua griderà la tua giustizia. Signore, aprirai le mie labbra, la mia bocca annuncerà la tua lode. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Sia gloria al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Cristo Signore, allo Spirito Santo Amore, nei secoli dei secoli. Amen. Rimaniamo in piedi per ascoltare l'annuncio del perdono e della grazia di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Con queste parole la Chiesa può annunciare a coloro che sono pentiti del loro peccato che il loro peccato è perdonato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo il Signore cantando dal fogliettino Amazing Grace. Immensa grazia del Signor fu lei che mi trovò, da lui lontano a me guardò, perduto mi salvò. Amazing grace of with the sound that saved the wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Preziosa grazia del Signore mi chiama libertà, da mille insidie mi scampò, in salvo mi portò. Fears relief, how precious dear the grace appear, but how our first belief. Perfetta grazia del Signor, sostegno mio fedele, che viene in mare a cancellar e il mondo a rinnovar. Rimaniamo in piedi per confessare la nostra fede col Credo Niceno Costantinopolitano a pagina 7 del libretto delle liturgie.
Crediamo in un unico Dio, Padre onnipotente, creatore di cielo e terra, di tutte le cose visibili e invisibili, e in un unico Signore Gesù Cristo, Figlio unigenito di Dio, generato dal Padre prima di tutti i secoli, luce della luce, Dio veritiero da Dio veritiero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Attraverso di Lui sono state create tutte le cose. Per noi genere umano e per la nostra salvezza è disceso dai cieli, e attraverso lo Spirito Santo si è incarnato nel ventre di Maria Vergine e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e morì e fu sepolto, e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e ascese dai cieli e siede alla destra del Padre, e nuovamente giungerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. E nello Spirito Santo, Signore e Datore della vita, che procede dal Padre, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, ha parlato attraverso i profeti. Nella Chiesa una cattolica ed apostolica, professiamo un unico battesimo per il perdono dei peccati, aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che viene. Amen. Possiamo sedere. Leggo dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pan da mangiare, così è della mia parola, dice il Signore, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandato. La prima lettura di oggi è dal libro del profeta Amos, capitolo 7, versetti da 12 a 15. Amos 7, versetti da 12 a 15. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra.
In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Amen. Dio santificici nella verità la tua parola benedetta. E vuole il testo della predicazione di oggi, che è dal Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti da 7 a 13. Gesù poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro il potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro della cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non indossare per punti. Diceva loro, ovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì finché non ve ne andiate da quel luogo. E se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andando via scuotetevi la polvere dai piedi, come testimonianza contro di loro. E partiti predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. E fin qui la parola del Signore, il Signore stesso benedica l'annuncio, l'ascolto, la predicazione e la sua parola. Amen. Cari fratelli, care sorelle, in questo periodo il lezionario, in maniera molto profetica, è sempre profetico, ma in maniera molto profetica ci sta e mi sta suscitando molti sermoni sulla questione della missione dei singoli cristiani e la missione della Chiesa. In questi giorni ci sono tante cose che sono venute alla conoscenza dei media nazionali che non vanno, ci sono tante battaglie su cui la società civile, le stesse chiese si dividono. Innanzitutto però Gesù ci chiama a una testimonianza, ma una testimonianza come manda i dodici a parlare, a evangelizzare. Li manda senza prendere nulla per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro, né una cintura, ma soltanto un bastone, e di calzare solo i sandali, di avere solo una tunica, quindi non avere una tunica di riserva. E quando ho analizzato per il sermone questi versetti, mi è subito balzato agli occhi la ricchezza di alcune chiese. In Italia ce n'è una, ma ce ne sono anche altre che sono anche più o meno vicine a noi, che sì, ogni anno ricevono milioni di euro dallo Stato, ricevono un sacco di soldi da altri paesi. E infatti, poi guardando queste chiese, si vedono che sono chiese che sono spesso piene di soldi, un po' le chiese vuote, e soprattutto non più in grado di avere quella radicalità del messaggio evangelico che può avere una chiesa povera, che non dipende da nessuno e che non ha da, come si può dire, rabbonire politicamente a nessuno. E quindi partiti 12 vanno e scacciano demoni, ungevano d'olio gli infermi. Quali sono i demoni di oggi? Quali sono le malattie e le infermità di oggi? Non solo quelle fisiche, parlo di quelle psichiche e politiche, sociali, economiche.
spirituali. Sicuramente un demone è quello della discriminazione e quindi dell'omofobia, della transfobia. Noi come Chiesa abbiamo appoggiato l'attuale disegno di legge Zan in Parlamento, ma non per interferire, per dire che va incontro ad alcuni nostri principi, seppure tra l'altro insomma la formulazione probabilmente potrebbe essere migliore. L'Italia ha 25 anni che aspetta una legge minima sui reati d'odio anche verso la comunità LGBT. E ci sono molti demoni in Parlamento che per motivazioni politiche, per avere il supporto di alcune chiese, tra cui la Chiesa di Roma, oppure semplicemente perché fanno un gioco politico fra opposizione e maggioranza per far cadere il governo o meno, senza pensare a quello che è l'alta missione della politica. Se c'è una cosa che ci insegna Lutero e tutto il protestantesimo, è che il cristiano non si deve più rifugiare. Oggi ricorre l'anniversario, ricordiamo Benedetto da Norcia, il grande inventore, no, del benedizio, dell'ordine benedettino e del monachesimo medievale, che ha avuto molti meriti all'epoca per persone che si rifugiavano e per la grande straordinaria opera di conservazione della classicità e delle stesse sacre scritture in lingua originale. Ma Lutero cosa ci dice nei suoi scritti? Lutero ci dice nei suoi scritti, basandosi sulla scrittura, il cristiano non deve più rifugiarsi in un monastero. Il cristiano deve sporcarsi le mani nella società, nella lotta e anche nella politica. Però la missione alta della politica è il bene comune, non sono i tatticismi parlamentari, non sono i giochetti fra leader o per un pugno di voti, o perché c'è qualche confessione religiosa che si intromette. Perché un conto è essere tutti alla pari nella grande agorà pubblica, in cui non si può dire, come alcuni dicono, per un laicismo esasperato, alcuni dicono che la fede è un fatto privato, quindi le chiese devono stare zitte. Non è vero. Le chiese, come al pari di associazioni e di movimenti civili, le chiese possono dire la loro, non possono però intromettersi, come c'è stata intromissione, basandosi su un trattato internazionale. Perché quello non è più un agorà dove tutti i cittadini, cristiani, non cristiani, di qualunque orientamento politico siano, dicono la loro. Quella è un'intromissione pesantissima. Peraltro non vedo la libertà di opinione minacciata. Ed è questo proprio il problema. Il problema di andare a mondare gli spiriti immondi, però carichi di oro, di argento, carichi di ricchezze. Non funziona così, Gesù ce lo dice chiaramente in questo brano del Vangelo. Quali altri demoni ci sono oggi? Quello per esempio del capitalismo. Lo dico e lo ripeto in tanti sermoni. Pensiamo non tanto lontano, siamo qui a Firenze, pensiamo all'azienda, di cui nome non voglio citare, che ha licenziato quasi 400 persone con messaggio su WhatsApp, appena è stato possibile licenziare. E senza una vera motivazione, visto che i conti dell'azienda sono più che floridi. Queste 400 persone sono, gli è stata levata la loro dignità. Gli è stata levata senza una motivazione credibile.
per puro e cinico guadagno. E qui ribadisco il concetto, e a volte davvero mi stupisco che molti cristiani non riescano ad arrivare a questa conclusione, cioè che il capitalismo è radicalmente malvagio e radicalmente contrario all'etica che la Bibbia ci dice, radicalmente contrario all'etica cristiana. E con questa non ci sono compromessi da avere. Si può solo pregare per coloro che hanno preso queste decisioni per avidità, che il Signore li illumini, li faccia pentire. Però la Chiesa non può non far sentire la sua voce quando si getta nella povertà centinaia di famiglie per semplice avidità a medio termine, o anche a breve termine. Non sono cose che noi come Chiesa e noi singolarmente possiamo accettare, né possiamo stare zitti. Sono questi i demoni e le infermità di oggi. All'epoca ce n'erano altri, non radicalmente così diverse, perché l'umanità non è così radicalmente diversa 2000 anni dopo. Però noi dobbiamo essere convinti che il Signore ci supporta, che ci sostiene, che ha la sua mano benedicente sopra di noi quando affrontiamo queste cose che ci possono sembrare troppo grandi. Ma come un pugno di persone non può affrontare il sistema economico? Ma è proprio su questo che il potere malvagio e snaturato, cioè il potere che non pensa al bene pubblico, ma pensa solo al bene di determinate categorie e a mantenere le disuguaglianze, il potere conta proprio su questo, sul fatto che la gente è divisa, sul fatto che la gente è sfiduciata. Noi sappiamo benissimo che lo Stato, in quanto tale, è un male necessario, ed è un male necessario a cui si deve anche obbedienza, purché provveda a due cose fondamentali, ovvero la pace, l'ordine anche, e la giustizia, soprattutto la giustizia sociale. Ove lo Stato manchi di almeno tentare di realizzare queste due cose, allora l'obbedienza del cristiano anche verso l'autorità civile viene meno, come doveva venire meno in molti, purtroppo sempre una minoranza, ma in molti cristiani durante la Germania nazista, che non si riconobbero e disconobbero il potere di Hitler e del regime nazista. Perché il potere, quando diventa tirannico, non è più legittimo. Il potere, quando diventa sopraffazione e ingiustizia, è un potere demonia, è un potere che va contrastato. Siamo noi in grado di affrontare questo grave compito che Gesù ci dà? Perché noi tutti siamo i dodici, noi tutti siamo apostoli. Sappiamo, non vi è una gerarchia fra credenti, vi sono ministeri perché ci sono dei doni e delle funzioni diverse nella Chiesa, ma tutti siamo sacerdoti allo stesso modo. E quindi tutti siamo apostoli e questo brano riguarda ognuno e ognuna di noi. Siamo in grado di predicare agli altri di ravvedersi, di volgersi al bene, rifiutando il male. Siamo in grado di affrontare questi grossi e gravi demoni. Siamo in grado di guarire spiritualmente le persone. Noi da soli non siamo nulla, ma è la grazia e lo Spirito di Dio che ci sostengono in questa missione. E dobbiamo credere che Dio ci dà la forza di sostenere.
Quindi preghiamo il Signore affinché mandi il suo Santo Spirito per suscitare in noi il desiderio di servirlo e di testimoniarlo, proprio nelle situazioni in cui servirlo e testimoniarlo diventa scomodo, diventa imbarazzante, diventa non conveniente. Signore, dacci tu la forza. Amen. Siamo insieme a preghiera semplice di Francesco d'Assisi. Dio, fammi strumento della tua pace, dove c'è odio portare l'amore. Il nostro Signore Gesù Cristo dice: vi lascio la pace e vi do la mia pace. La pace del Signore sia sempre con voi. Signore, concedici la tua pace. Scambiamoci un gesto di pace e di riconciliazione e d'affetto nel nome di Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i vostri cuori. Vi rendiamo in alto al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Dio nostro Padre, nostra Madre, noi ti rendiamo grazie e ti lodiamo per tutto ciò che hai fatto per noi, per la nostra vita con gioia e dolore, per il creato splendente e bellissimo che hai fatto, per il dono di ogni giorno che si aggiunge alla nostra vita. Per questo vogliamo lodare all'infinito il tuo nome santissimo. Santo, 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 santo è il nostro Dio, Signore della terra, Signore della storia. Ci accompagna nel cammino, nei giorni di tristezza, per
diverse un unico Signore, benedetto il nome del Signore, ora e in eterno. Cantiamo il Simbolo 77 che trovate nel mondo. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me, io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi, una cosa sola con il Padre e con i tuoi. Fino a quando io lo so, tu ritornerai per averci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. Padre della vita, noi crediamo in te, Figlio Salvatore, noi speriamo in te, Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi, tu da mille strade ci raduni in unità, e per mille strade poi dove tu vorrai, noi saremo insieme lì. Tu ci ami anche quando noi ci allontaniamo da te. Per noi hai inviato il tuo Figlio unigenito Gesù, che ha guarito chi era malato, che ha pianto per coloro che erano tristi, che ha perdonato i peccatori. Per mostrare al mondo intero il tuo amore infinito per noi, egli morì sulla croce e tu l'hai fatto risorgere in gloria. Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Amen, Signore. Signore, manda il tuo Santo Spirito affinché questo pane e questo vino possano per noi significare realmente il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Questo pane che noi spezziamo è la comunione con il corpo del Signore Gesù Cristo, che è stato spezzato sulla croce per noi e per tutti. Questo calice della benedizione, per il quale rendiamo grazie, è la comunione con il sangue del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che è stato sparso sulla croce per noi e per tutti. Questa cena, questa carestia apparecchiata per tutti e tutte, venite, chi professa la fede nel Signore Gesù risorto per la nostra salvezza, partecipa a questa carestia. Il corpo di Cristo dalla per te.
Il sangue di Cristo da per te. Il sangue di Cristo da per te. Il sangue di Cristo da per te. Amen. Il sangue di Cristo da per te. Preghiamo. Dio di gloria infinita, abbiamo visto con i nostri occhi, toccato con le nostre mani il pane di salvezza e il pane del cielo. Rafforzaci nella vita comune e fa che possiamo crescere in amore per te e gli uni per gli altri, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Il momento degli annunci. Il prossimo servizio divino è il 5 agosto, nel contesto del mini ritiro del nostro giorno che faremo. Agosto? Luglio. È luglio. Ah, ok. Quindi fra due settimane, quindi ritiro sulle colline frisolane, forse abbiamo anche individuato il posto dove c'è un luogo di culto libero, molto confessionale, so, quello che hanno. No, è una più che altro, più che una cappellina, è un punto di riposo per i viandanti che attraversano le colline a piedi. E quindi è un posto molto carino, tranquillo, all'ombra. Quindi insomma, possiamo organizzare facendo pranzo al sacco, sì. Una giornata fuori così. Lo saremo con i fratelli anglicani, ci sarà il diacono, insomma, anche guarderà lui. Forse ci sarà, sicuramente ci sarà delle cose di sicuro con i figli, loro non credo che li lascino a casa. Quindi poi non so che altro ci sarà, insomma. E tutti, vabbè, questo, sono adolescenti. Sì, quelli sono... Sono mattina la sera. Sì, dalla mattina non tanto presto, chiaramente, fino alla sera al tramonto, non so, quasi, perché più o meno... Ah, più che un ritiro, una giornata comunitaria, ecco. Sì, poi una giornata comunitaria in cui si parlerà di cose spirituali. Ci saranno anche i miei tre cuccioli. Sì, ovviamente gli animali possono essere non però è più facile portare i cani che non i gatti o altri animali. In agosto servizi divini avranno luogo domenica 8 e domenica 22. Hai deciso di farli? In agosto servizi divini? No. Io sono in ferie da 10 a 20 inclusi. Mi potete chiamare, ma per cose diciamo di una certa urgenza. Allora io probabilmente il 29 non ci sarò. Va bene? Perché dal 20, quando rientri te, parto io. Il primo agosto sarò a Roma, fare tutto a Roma, e quindi dopo, non vedo il dono di guida che il Signore ancora non mi ha concesso. Ci sono altri annunci? Cosa da dire? E la serata del 23. Ah, sì, no, sì, va bene, la serata del 23. È una serata sulla la organizza anche la Chiesa, in realtà, però... Sì, perché cioè, si parla dell'altro di cose, della spiritualità di Mazzini, quindi insomma... E poi a seguire ci sarà il... Poi c'è il libro, la presentazione del libro anche il ragazzo del Centurione, no? Ma non arriverà mai il tempo fisico, quindi... Ne parleremo. Sarà un incontro con l'autore, abbiamo pensato, quindi con me... E a seguire l'ingresso del parco, a seguire la scena per il mio compleanno, un po' di amici, però se si interessamento. Ma anche io. Quindi se sapete di persone che possono essere interessate. Le tante ci saranno sicuramente anche Massimo, quello ragazzo di Faenza. Vabbè, questo poi lo diciamo. Se vi sono altri annunci importanti, raccogliamo le offerte per l'opera della Chiesa.
facciaria. Una facciaria stavolta. Preghiamo, Padre, accetta il nostro dono gioioso, il dono del nostro denaro, il dono del tempo che è servito guadagnando, il dono del tempo necessario per l'ascolto della tua parola. Amen. Amen. Facciamo ora la preghiera di intercessione col solito responsorio. Ognuno di voi può decidere di intervenire ad alta voce e condividere queste intercessioni. Responsorio, manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amore. Manda il tuo spirito sopra di me e rinnova i cuori, tu fuoco d'amore. Io chiedo di pregare con me per tutti gli animali, per tutte le altre forme di vita sulla terra, perché tutte sono creature del Signore. Gli animali condividono con noi lo spirito di vita divino, e noi invece li trattiamo come se fossero oggetti, per quelli nei laboratori, per quelli rinchiusi negli allevamenti intensivi, per tutti quelli che vengono in qualunque modo sfruttati nel lavoro e poi buttati via come cose vecchie. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amore. Due intenzioni di preghiera speciali oggi. Uno per il nostro fratello Massimiliano di Bologna, che sta passando un brutto periodo dopo la morte di sua madre in provincia. Preghiamo il Signore perché dia la forza e fede per affrontare questa grave congiuntura, questo grave periodo. Poi vorrei pregare in maniera particolare non solo per l'Africa nella sua interezza, ma per l'Etiopia e soprattutto per la regione del Tigray, in cui vi è una sanguinosa guerra civile, il governo centrale e quello del Tigray.
e dove sono stati distrutti i raccolti, dove la gente muore di fame e vi sono già 1 o 2 milioni di sfollati. Che il Signore possa dare pace e prosperità a quella parte d'Africa, perché noi possiamo adoperarci come cittadini per costringere i nostri governi che coadiuvano questa pace. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Certo, Padre, tutte le nostre preghiere, anche quelle che non abbiamo voluto o potuto dire ad alta voce, vogliamo pregare per tutti coloro che hanno fame, per gli immigrati rifugiati, per i carcerati, per coloro che nel mondo sono condannati a morte, per tutti i malati nel fisico e nello spirito, per le loro famiglie. Preghiamo per coloro che nel mondo esercitano l'autorità, affinché la possano esercitare per il bene comune e non per i loro interessi privati o di classe. Rendici a nostra volta solleciti e responsabili nell'esercitare i nostri diritti e doveri di cittadini. Preghiamo per la tua Chiesa diffusa su tutta la terra e per questa nostra piccola Chiesa che possa essere fedele nel suo servizio e audace nel predicare il tuo Vangelo. Tutto questo noi ti preghiamo nel nome e per l'amore di Gesù Cristo, nostro Signore, che ci ha insegnato a pregarti con queste parole. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo l'ultimo inno di questo servizio divino, l'ultimo foglietto. Quindi, gloria al Padre e al Figlio. Gloria al Padre, al Dio d'amor, gloria al Figlio suo divino, allo Spirito Creator, gloria per la potenza dello Spirito Santo. Il Signore ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio. Il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen, Signore. Amen.
funzione può avvicinarsi. Verso questa santa unzione proteggi, custodisci e santifica questa tua sorella madre. Attraverso questa santa unzione custodisci, fortifica nella fede il tuo fratello Vincenzo. Attraverso questa santa unzione custodisci, fortifica, aiuta e sorreggi il tuo fratello Vincenzo. Attraverso questa santa unzione custodisci, fortifica nella fede tuo fratello. Pace e bene.